Io e Sanno cercherò solo un'emozione. Ne approfitto quando sento Gigi. Bello. Sento Gigi. Venerdì semifinale. Venerdì, è domenica, subito dopo. Domenica 20, quindi dopo due giorni la finalissima. Finalissima. Questa settimana abbiamo finito. Allora, carissimi, abbiamo detto è il derby del fritto, centro-sud. E noi siamo nati per soffriggere. Esatto, non per soffrire, bravo. Così non può succedere. Ecco, allora, che cosa facciamo? Allora, che cosa facciamo? Noi abbiamo portato le verdure. Ok. Allora, sai, questo è il periodo in cui si respira l'odore della pastella, dell'olio caldo, in tutti i vicoli di Napoli e pure in casa in Prota. Immagino. Perché quello si frigge di tutto, soprattutto a Napoli friggiamo di tutto. Noi abbiamo scelto di portarti un po' di verdure, abbiamo cavolfiore, bastoncini, zucchine, broccolo, carciofi, patata tagliata a bastoncine, sbollentata appena appena. Quindi abbiamo tutte un menù variegato, un po' di verdure di stagione, insomma, che è anche un modo, come dire, carino per far mangiare le verdure ai bambini, che poi piacciono, insomma. Fritte piacciono. Fritte, e quindi è il modo per fargliele mangiare. Io ti preparo una pastella. La poi però che... abbiamo anche le alici. Ci abbiamo anche le alici, però quelle non le pastelliamo. Ah. Perché Matti non le pastelliamo quelle? Non le pastelliamo perché le passiamo prima in farina, cioè con due tipi di farine, e le andiamo a insaporire con il limone. Con la cucetta di limone. Allora, l'alice, Antonè, la puoi fare ripiena, puoi fare il tortino, la puoi fare in padella con l'origano. Ma la cosa più saporita è fritta, senza perdere tempo, appena pulita farina è fritta, calda calda, sapore anche squisito. Perché evitare di mangiare l'alice cruda, esatto, perché può essere l'anisakis, la contaminazione con questo. E non va bene, uno pensa di metterci su un po' di sale, che questo è risolto, no? Quindi va sempre nel sale, nel limone, né l'aceto. Va cotta, va fritta. Esatto, quindi siccome assolutamente. Allora tanto vale. O abbattuta in congelatore o congelata per 92 giorni. Per 3-4 giorni, sì, 92 ore almeno. Sì. Allora, intanto abbiamo. Allora, Antonella, abbiamo montato con un pizzico di sale gli albumi al neve, mi raccomando. Spieghiamola bene a Rosario che ci segue da poco. Certo. Pozzuoli, città vicina a Napoli, circa 81.000 abitanti. Esatto. Ricca di siti archeologici e la chiudono in una cornice bellissima. Detto perfetto. Detto questo. La nostra cartolina abbiamo ripristinato, esatto. Bellissima. Abbiamo 200 grammi di farina 00, 240 millilitri di vino bianco, li andiamo ad incorporare da prima del sale, ok, mescoliamo un po'. E andiamo a filo ad incorporare il liquido nei solidi. Quindi la pastella tu la fai col vino bianco? La faccio col vino bianco, la vado ad aromatizzare e anche insomma per lasciarla fluida, per non strappare poi la pastella in cottura. Ovviamente potete sostituire il vino alla birra in questo caso, oppure mettere dell'acqua frizzante tranquillamente, però dà questo sapore, questo aroma molto particolare. Anche una bella bollicina, già che sei col vino bianco, la birra no, la perché vedevo Lorenzo che faceva così. Sì, perché io quando sento odore di bollicina, allora preparata questa pastella, mi raccomando, lasciatela riposare per circa un'ora, è molto fondamentale. Noi ci siamo anticipati perché una volta che la lasciate riposare, vedete, prende questa densità che noi serve per andare a mettere le verdure. Andate ad incorporare poi il bianco d'uovo che avete montato a neve. Senza smontarlo. E si lascia incorporare girando dal basso verso l'altro, molto importante perché abbiamo incorporato aria e quindi sarà quella necessaria che poi ci lascerà la verdura croccante, creerà quella patina giusta per andarla poi a friggere. Matti, tu che stai facendo? Antonella, abbiamo iniziato con lo sbollentare insieme broccolo e cavolfiore, perché essendo due verdure coriacee, poi le possiamo sbollentare insieme in acqua salata. Prima di friggerle, chiaramente. Prima di friggerle, sì, perché sono molto fibrose. Qualche volta anche la patata si necessitano. Fa così, no? Cioè, sì, ma come infatti noi la patata l'abbiamo sbollentata un po', Antonella. Esatto. Fondamentale sbollentarla. Allora, iniziamo a far vedere, per esempio, il cavolo. Iniziamo a friggere un po' di cose, quindi ci andiamo ad inserire il cavolfiore, bello grosso, in questo modo, vedi? Poi ci prendiamo un po' di bastoncini di zucchine. Questo è un lavoro che potete fare anche con i bambini in frittura, ovviamente. Le tagliate voi le verdure e le lasciate poi fare ai bambini. Quindi le andiamo, vedi, a mettere
all'interno della pastella. Vedete, poi quello in eccesso cade giù e quindi vi lascia la patina necessaria sulla verdura, di modo che si attacca, si gonfia in frittura, sale immediatamente. Io ho notato che ci sono ormai da sempre tantissimi tipi di pastella, ognuno ha la sua praticamente, no? Sì, diciamo che, è quella che poi ti testi e ti segue nelle fritture. Io ho sempre utilizzata questa con le verdure. Per esempio, con le verdure tu utilizzi farina e vino bianco. Farina, vino bianco e albumi montati a neve è perfetta. Vedi come ti lascia, come ti diviene bella croccante. Poi quali altre pastelle possiamo usare per che cosa, Giampiero, ad esempio? Allora, in genere anche io uso questo per le verdure. Poi quando invece si prendono delle cose un po' più importanti come il baccalà, di solito la frittura viene un po' più gonfia, quindi si usa la birra in quel caso. Si possono usare anche farine miscelate, tante volte anche con la farina di ceci. La farina di ceci dà un profumo meraviglioso, Antonella. E gli albumi d'uovo, quello che ha messo Mauro e lo faccio pure io, ci serve a vaporizzare, quindi a far gonfiare molto la pastella. Interessantissima. Diciamo, però questo è un derby, farina... A me quello che dispiace è Mattia, che poverino, cosa può fare? Niente. Cosa può fare con un papà così? No, deve fare le alici. Deve fare gli alici, vedi? Ma perché lo bastona? Lavoro... Deve capare il pesce e capare, poi le frigge. Cioè, i lavori di manovalanza li fa fare al figlio, però è giusto. È giusto, perché lui a sua volta, quando era giovane, qualcuno li ha fatti fare a lui. No, ma adesso, a parte gli scherzi, è fortunato avere un padre come Mauro. Spratichisce, capito com'è? Scuola di vita, altro che. Allora, guarda, Antonella, la frittura come rimane bella, bella, vedi? Chiara. Si è gonfiata e allo stesso tempo è croccante, quindi abbiamo bisogno veramente della temperatura giusta. Metteteci una mollica di pane a casa all'interno per testare praticamente il grado di fumo dell'olio. Siamo sui 170-175 gradi. Tanto noi, Antonella, abbiamo pulito le nostre alici, le abbiamo tolte la testa, la spina centrale, le sue interiora, e andiamo a tirare la spina centrale verso il basso in modo che si apre ambo i lati. E la andiamo a friggere con le farine. Però diciamo anche un'altra cosa, Matti, che è fondamentale. L'alice si frigge anche intera, da noi c'è soltanto la testa e l'interiore. Noi togliamo soltanto la testa. Ci sono diverse modalità per andarla a friggere. Tutta la spina. Poi questo, sai che cosa succede, Antonè? Che solitamente si dice un occhio guarda gatto e un altro frigo pesce. Nel senso che devi guardare la frittura in cottura, ma devi anche guardare chi sta vicino a te, che non se le mangi di continuazione. Esatto, no, perché ecco, anzi, se posso dire, non riesci a vincere poi. Allora, vedi, allora, i bastoncini di patate, ovviamente la patata tagliata a bastoncini, appena sbollentata, lasciatela un po' d'acqua, altrimenti si ossida. Asciugatela, molto importante, prima, e poi la andate a mettere nella pastella. Intanto Mattia, cosa stai facendo? Ho mischiato le due farine, profumiamo la farina con un po' di buccetta di limone e andiamo a infarinare le nostre alici. Le due farine che ho mischiato sono farina di 00 e farina di grano duro. Semola di grano duro, perché praticamente ti lascia quella consistenza un poco più... Quindi brumosa, le alici non le impastelliamo, ma le infariniamo e basta. Ok, vedi. Non serve impastellare. No, le alici no, Antonella, vanno passate direttamente soltanto nella farina e fritta. La cosa importante che volevo dire, quando andate a fare la frittura e andate poi su una temperatura, come dicevo prima, di 170-175 gradi, non andate ad inserire troppo ingredienti all'interno dell'olio, altrimenti si abbassa la temperatura. Ok? Quindi cercate sempre di tenere la temperatura graduata giusta affinché possiate avere una cottura uniforme delle verdure. Chi è il giudice, visto che parliamo sempre di coach, di giudici delle due fritture? Secondo voi chi potrebbe essere? Alfio, la frittura dei supplì l'hai già assaggiata? Non tutta, cosa ti manca? Manca il... La matriciana. Ah, la matriciana? Le altre due erano buone, però mi piaceva quello al formaggio. Qual è il cacio e pepe? Qual è il tuo preferito, il cacio e pepe finora? Sì. Allora, bisogna che tu assaggi un pezzettino di matriciana. Devi assaggiare, Alfio, obbligatorio. E poi devi assaggiare la frittura questa per poter dare un giudizio, Che dispiacere, Alfio. È un sacrificio grande. Si gira o non si gira? Secondo me lui si gira sempre. Basta mangiare. Allora, molto, molto importante, Antonella, c'è anche da dire che fatele asciugare bene su carta da cucina e andatela a salare soltanto alla fine, non mettete immediatamente il sale, altrimenti praticamente si ammoscia fuori acqua e si ammosce tutto. Si ammoscia.
No. Questa è la frittura regola come? D'arte. Questa è la frittura regola d'arte, come dicevo prima, quindi rispettando tutte queste regole è sicuramente ottima. Anche devo dire che è vero che è fritta, è buona anche una ciabatta, dico, nel senso che però la frittura, secondo me, è, questo è un detto giusto, ma non giustissimo. Perché è vero che le cose fritte sono più buone, però se la frittura è fatta male è veramente una roba orrenda. Quindi invece, vedete, può far male anche. Può fare anche molto male, perché diventa indigesta. E poi fa male al fegato. Vedi di notte, vedi Draghi, come dicono i Draghi. Ecco. Al fegato, non è vero che la frittura quindi pulisce il fegato? Ma no, ma per carità, infatti ci sono proprio delle controindicazioni a consumarla in casi specifici come problemi al fegato, quindi non diciamo cose assurde. Fatta bene, possiamo, se siamo sani, concediamocela come tanti altri alimenti. Abbinata una bella verdura. E certo, come dicevo prima, alle verdure. Con la verdura sei sempre. Ecco, io anch'io direi di non mettere mai le verdure fritte sul fritto, cioè se già fatte, capito, a parte in questo caso che è tutta una frittura, ma quando uno mangia, non so, la bistecca impanata, è inutile fare le patatine fritte, lo fanno i bambini. Se no le aggiungi, Antonella, puoi anche i bambini come Biagiarelli invece mettono anche le patatine fritte. Ho capito, però in Prota non è che ha fatto le alici fritte e l'insalata di Rafa, ha fatto le alici fritte e le verdure pastellate, vogliamo dirla tutta o no? Vabbè, una pastellina, dai. E dopo sembro io, no? Poi ci aggiungiamo anche un'insalatona, no? Sì, fritta. Se ci sta, una bella insalata di rinforzo. Così. Esatto, bravo. Ecco. Anto, io ho fritto anche delle foglie di salvia, passatele direttamente nella farina, la mettiamo come parte croccante, come colore, ma soprattutto possono mangiare perché sprigionano. Alfio, devi fare da giudice. Un sapore buonissimo. Arrivo? Vieni. Eccole. Ti prepariamo, no, prepariamogli un piattino. Mattia, guardi, ecco, prepariamo il piatto di portata bene, non devi vieni qui che sennò impalli le telecamere, vieni qua. Ecco. Allora, adesso lui prepara il piatto. Quello che non mette nel piatto, lasciagli una licetta, per favore, e una verdurina. Verdura, no, perché tutto l'anno come renna ne mangio finché. No, la renna non, ha detto che le mangia sempre. Vuole l'alice. Ti diamo una licetta fritta e poi hai assaggiato i supplì. Qualche verdurina pure, vai. Qualche verdurina. Facciamo un po' misto. Intanto io faccio la sfilata. Sapete come dice? Abito numero 10. In voltini di melanzane. Guardate che bello che è questo libro. Io lo trovo molto carino. Ci sono un sacco di foto del bosco, un sacco di foto delle nostre ricette. È sempre mezzogiorno. Eccolo qui, il nostro libro di Natale. Va bene, il nostro libro di Natale. Lo lascio qui. Allora, ecco, dai, vogliamo... Ecco, questo è il nostro... Guarda che bello, guarda che bella, bella, bionda, questo anche vigilia, fragranza. Perfetto, Vedi? Lasciagli una licetta per Alfio. Già dato. Dagli un altro po', mettici un po' di salvia fritta, dagli un altro po', Alfio, dagli questo. Dai, eccolo. Assaggia. Qua. Vai. Assaggia. Buon colesterolo. Assaggia, vai. Dai, qui c'è la licetta, assaggia. Con le mani non da orso e non da... Mangia di tutto lui, Antonella. Buona. È una renna, buona. Assaggiamo anche una verdurina, dai, assaggiamo pure la verdurina. Fai sto sacrificio, vai. Fai sto sacrificio. Ragazzi. Eccola. Allora, come votiamo questo derby del fritto? Che facciamo? Te lo fai sapere? Tra loro due? È dura. Devo pensare. Va bene, vai avanti a mangiare, ce lo dirò fine puntata. Va bene, lo sapevo che sarebbe finita così. Io vado da...